Nazionale che monitori i lavori sulla scuola pubblica statale e che raccolga tutti i segnali di un malcontento generale all'interno del sistema scolastico. Edilizia scolastica, graduatorie congelate, concorsi e piani a ore in continua diminuzione. Questi i punti focali del piano che presenterà Caterina Altamore e Maria Provenza, rappresentanti del collettivo per la scuola pubblica. Perché ogni ministro che arriva vorrebbe dare un taglio, ma il taglio lo dà veramente, l'ho dato ai precari per esempio. Io sono una ex precaria, 14 anni di precariato, ho fatto anche il mio sciopero della fame insieme a tanti altri precari e i tagli purtroppo cadono soprattutto nelle fasce più deboli, perché i precari sono stati sfruttati per anni dai ministri e poi proprio ricattabili, perché ormai non ci servite più, arrivederci. E non solo, quelli che ancora hanno tra virgolette la fortuna di lavorare vengono ancora penalizzati, perché non hanno più le ferie, non hanno, devono chiederle a Natale, quindi sono stati trattati malissimo e continuano ancora concorsone, quindi precari che hanno 30 anni di servizio, 20 anni di servizio, sono stati costretti a fare un concorso e magari sono stati superati da ragazze che giustamente che vorrebbero entrare nel mondo della scuola ma senza esperienza. Quindi dobbiamo veramente cominciare a occuparci di scuola. Abbiamo sentito parlare di riduzione dei licei da 5 a 4 anni e questa cosa vogliamo sapere, perché se c'è uno studio pedagogico e allora noi l'accettiamo, ma vorremmo capire perché ancora si parla di ridurre. Poi un'altra cosa assurda, e diciamo che noi abbiamo lottato, gli insegnanti, i docenti, perché si parla di nuovo del famoso legge Aprea, cioè che saranno le scuole dirigenti a scegliersi i docenti, e devo dire che questa cosa è gravissima in una terra soprattutto come la Sicilia, dove l'unica cosa che ancora è chiara sono le graduatorie, dove i docenti vanno. E ovviamente in graduatoria ci sono persone che hanno studiato, più corsi, più esperienza hanno e più salgono alla graduatoria. Così come andrà a finire? Dovremo rivolgerci alla mafia, come succede spesso da quando si sceglie? E allora noi non lo permetteremo assolutamente, perché la scuola deve essere, essendo pubblica statale, ci devono essere delle garanzie, non di scelte personali.